In questo video tutorial mostrerò tre attacchi di finalizzazione, tra i più comuni e i più efficienti, che ci sono partendo dalla posizione di ginocchio sullo stomaco. Se non avete visto il video su come esattamente tenere questa posizione, vi consiglio di andarlo a vedere prima di proseguire con la visione di questo video. Allora, sono in ginocchio sullo stomaco, ho due prese su di lui, la rotula pressa lo sterno e c'è un sacco di pressione. La prima reazione della gente è spingere con la mano qui. Per levare, è istintivo, a levare la pressione. Allora, quello che faccio è andare a conservare il braccio, abbraccio, giro, mani sul polso, ginocchia unite che stringono. Dettaglio importante, far ruotare la mano sul palmo. E tiro un armlock col piede a zeppa. Continuando a ripartire da questa situazione, molto spesso la gente comincia a girare verso di me, molto scappa, scappa, scappa. Allora, la mano si infila qua, una era già dentro all'inizio, col pollice dentro, quattro dita fuori e l'altra è contraria. E ora ho questa presa qui, cosiddetta baseball choke, strangolamento a baseball, vado a mettere la testa di là e lo finalizzo per strangolamento o pressione carotidea, questo. Una variante dello strangolamento che viene spesso dal ginocchio sullo stomaco è quando lui è già, mi ha già fatto andare i ginocchi a terra e ora io ho la mano ancora qua, è difficile poter fare una baseball choke. Cosa vado a strangolare? Col piede. Questo mi ha già fatto cadere il ginocchio, quindi vado qua e lo strangolo con quello che è braccio e gamba. Tre finalizzazioni, un armlock, due strangolamenti.